Un invito ai cittadini residenti nei condomini e ai titolari di attività di ristorazione e somministrazione per una maggiore sensibilità nel differenziare correttamente i rifiuti. Lo ha lanciato l'assessore all'ambiente del comune di Nuoro, Giuliano Sanna, che ha scritto agli amministratori di condomini e alle associazioni di categoria. In occasione delle analisi effettuate sui rifiuti conferiti, sono emerse alcune criticità che si intende affrontare e risolvere, scrive Sanna. Per farlo c'è bisogno soprattutto della vostra collaborazione. In particolare si è rilevata una preoccupante quantità di rifiuti non idonei che vengono buttati nei contenitori vetro, alluminio, banda stagnata, barattolame da parte delle utenze condominiali e di quelle non domestiche rientranti nella categoria della somministrazione. È stata rilevata un'eccessiva presenza di residui organici, in particolare fondi di caffè, ceramiche e infusibili. L'assessore Sanna ricorda che nei contenitori per la raccolta differenziata al vetro vanno conferite unicamente bottiglie, vasi, barattoli, bicchieri in vetro, lattine in acciaio e alluminio, scatolette in banda stagnata, contenitori e tubetti in metallo, che devono essere rigorosamente puliti da ogni residuo organico. Non è invece possibile conferire tazze, tazzine, piatti, piattini o vasi in ceramica e porcellana, vetro accoppiato o retinato, petrocristallo, lampadine che invece trovano la loro collocazione al secco indifferenziato. Una corretta differenziazione dei rifiuti, rileva l'esponente alla Giunta, consente la massima valorizzazione degli stessi e ciò si traduce in un vantaggio non solo ambientale ma anche economico. Basti pensare che per un vetro correttamente conferito vengono corrisposti sino a 26 euro tonnellata in funzione della qualità, mentre la presenza eccessiva di frazione estranea comporta il respingimento del carico e il suo avvio a smaltimento come secco indifferenziato al costo di quasi 200 euro a tonnellata. Al fine di garantire una maggiore purezza del materiale, nei prossimi giorni, conclude l'assessore Sanna, sarà potenziato il controllo sui conferimenti con la segnalazione di quelli non conformi. Nel caso delle utenze condominiali, qualora non fosse possibile risalire al reale trasgressore, sarà sanzionato l'intero condominio.